Riprendiamo il secondo tempo tra Sunrise e Keeper, 2-0 alla fine del primo tempo. Tanto Sulutrone rischia di farsi seriamente male su questa conclusione. Primo tempo che vede i campioni in carica in vantaggio contro una Keeper che non sta sfigurando. Subito due gol, attenzione qui, retropassaggio al portiere. E calcio di punizione in aria. Si è distratto un po' Lucci. E retropassaggio. Calcio di punizione per Keeper, una ghiotta occasione per accorciare le distanze. Vediamo chi si incarica della battuta. Forse Festa. Fesse Capuano sul pallone. Cosa? Tocca Capuano per Festa. La conclusione. Lucci si immola su questo pallone. Dice di no. Qui Barone ancora una volta rischia. Perde il pallone. Errore di Barone che poi rimedia in qualche modo. Esposito. Chiede distanza. Pallone per Sulutrone, Barone, ottimo intervento con i pugni, Esposito, Sulutrone, Scotto, girata, c'è Capuano, Scotto, per Esposito una finta, si allunga il pallone, gira per Della Ragione. Scotto, c'è fallo di Capuano, protesta di Capuano, calcio di punizione per Sunrise. Va Esposito su questo pallone, c'è anche Della Ragione nei pressi della battuta. Vediamo chi calcia. Barone sistema la barriera, non so. Solta ci sembra ben sistemata, vediamo il passaggio per Della Ragione, la conclusione, poi spazza di Benedetto. Palla lunga, Festa la controlla, ma c'è Esposito in chiusura. Scotto lotta e va via, il fallo di mani di Benedetto. Ancora calcio di punizione. Esposito sul pallone, chiede distanza. Vanno in due in barriera, Feste di Benedetto, ci va Lucci a calciare direttamente dalla porta, va Lucci col destro, Festa chiude in barriera, deviazione, rimessa laterale per il Sunrise. Scotto, Esposito, chiude Capuano sull'utrone, Festa in pressing, riesce ad andare via con eleganza il capitano sull'utrone, gran palla, ma c'è Barone. E la prende, riparte l'ennesima volta, pallone al piede di Benedetto, la conclusione colpisce nelle parti basse Sulutrone che inizia a saltellare come un canguro, colpito duramente questa conclusione di Benedetto. Si riparte da una rimessa laterale, Festa, finta la conclusione, un'altra finta, stavolta tira. La respinta di meglio, per poco non beffa Lucci che devia all'ultimo momento in angolo. Capuano dalla bandierina, pallone finisce fuori con una deviazione di Benedetto per Festa, chiusura di Scotto, ancora di Benedetto, Festa, vediamo chi serve, prova un assist per Capuano, intercettato ancora una volta di meglio, ora a conclusione ancora dalla distanza, stavolta meno pericolosa della precedente, e Della Ragione fa ripartire l'azione di Sunrise. Scotto di Carlo, Della Ragione ancora, si crea lo spazio per il tiro, lo chiudono in due, Scotto di Carlo, la conclusione deviata da di meglio, calcio d'angolo, Della Ragione della bandierina, c'è solo Scotto di Carlo, il controllo di petto, la chiusura ancora di meglio. Festa controlla questo pallone un po' solo, nessuno accompagna, deve tornare indietro per di meglio, di Benedetto, di meglio sull'out di destra in mezzo a due, non riesce ad andare via, Della Ragione chiude ancora di meglio, ma il pallone finisce a Scotto di Carlo,
sbaglia l'ennesimo passaggio. Ora è Festa, un'ottima occasione. Festa spreca ancora un'ottima chance per accorciare. Già la seconda occasione ghiottissima per Festa. Scotto di Carlo sull'utrone, chiude Capuano, pallone però finisce ad Antonello Scotto che non lo controlla e si accontenta della rimessa laterale. Sull'utrone ora al limite serve Scotto, si frappone Capuano, il pallone poi finisce a Lucci. Si è alzato un po' il ritmo in questo momento della Ragione, va via con facilità Scotto di Carlo, il tacco pregevole per sull'utrone di Benedetto, prova a contenerlo, non ci riesce. Ancora sull'utrone Scotto, chiusura della difesa di keeper di Benedetto che ora prova ad uscire in qualche modo e trova una rimessa laterale. Di meglio per Festa contro Scotto di Carlo. Capuano, buona occasione, Capuano in spaccata sfiora la marcatura. Diciamo che keeper quando vuole sa farsi pericoloso in questo match. Scotto di Carlo, attenzione qui, palla persa da Scotto, Antonello di Benedetto, perde palla qui, riparte ancora Sarasi della Ragione. Scotto di Carlo, il rimpallo, contrasto, va via Di Meglio che la ruba. Di Meglio, la conclusione, rimpallata, il pallone rimane lì però è libera con classe Scotto di Carlo e poi Capuano spazza via, non si fida. Rimessa laterale ancora per Sunrise e pallone controllato da Barone che in tuffo evita il corner di Benedetto. Festa, difficoltà nel controllo, serve Capuano, una buona chance, Capuano esterno della rete. Keeper guadagna metri, sta creando anche buone occasioni, gli manca il gol. Qui errore di Esposito, tanti errori in questo match da una parte e dall'altra. Si lotta molto al centrocampo, arbitro Pacifica ci torna a trovare. Di Benedetto per Barone, Festa, Di Meglio non ci arriva, palla troppo lunga. Lucci, Scotto, la conclusione Di Meglio, ancora tra i migliori sicuramente Di Meglio. Pallone al centro, chiude Di Benedetto, Esposito alla conclusione, Barone, che riflesso, non era facile, bellissima la conclusione di Barone. Scotto di Carlo, tanto si perde un po' di tempo per il recupero del pallone. Siamo con Scotto di Carlo dalla bandierina, si muove Esposito in aria, un velo, non c'è nessuno, Costigliola, il contropiede, attenzione a Capuano, ottima occasione, Capuano, Capuano e Lucci, che intervento, evita il gol, grande occasione per keeper, per riavvicinarsi, Costigliola dalla bandierina, non c'è nessuno, arriva Mancino, un tiro senza troppe pretese, e keeper non sta sfigurando i campioni in carica. Sull'utrone Scotto di Carlo, Esposito, ancora Scotto di Carlo per sull'utrone, Esposito, l'1-2 con sull'utrone che non controlla, rimesso dal fondo per keeper Barone, rilancio lungo per Capuano, nulla da fare, Lucci a rilancio subito, attenzione qui sull'utrone, rischia qualcosina Scotto di Carlo, l'utrone, Costigliola intercetta e non trova però il passaggio filtrante per Capuano. Attenzione qui, questo pallone che finisce fuori, ha cercato lo scambio Esposito e Scotto di Carlo. Esposito per Barone, forse c'è una carica di Antonello Scotto, calcio di punizione. Mancino, Barone rischia qui addirittura la conclusione ancora una volta, Lucci non ha problemi su questi tiri dalla lunghissima distanza, portiere di una certa esperienza.
Sull'Utrone non trova nessuno. Pallone davvero fuori di molto. Qui c'è Mancino, allo spazio per la conclusione, altissima. Lucci, Esposito, il controllo di petto, vediamo se la tiene in campo. Sì, Scotto Di Carlo, allo spazio per il tiro, palla fuori. Squadre che a momenti sono un po' lunghe, a momenti sono più corte. Si gioca da una parte e dall'altra, non c'è una predominanza di nessuna delle due, anche se il vantaggio qui, Barone rischia ancora su Esposito che la tiene in campo. Di Benedetto, Mancino contro Scotto, lo copre con il fisico, Costigliola prova la girata, in mezzo c'è Capuano che solo trova un tacco che non c'era, palla fuori, spreca una ghiottissima occasione stavolta Capuano. C'è un Ascotto, pallone lungo per Sull'Utrone, troppo lungo. Barone al rilancio, partita ancora lunga, 2-0. Barone, Esposito, Mancino per Capuano. Solo contro di noi, non so perché. Di Benedetto, Gianluca Di Meo, Barone, la conclusione, Lucci ci mette le mani, calcio d'angolo. Barone è spesso pericoloso in queste conclusioni, anche se più delle volte battere un portiere come Lucci, come dicevamo poc'anzi, è davvero difficile, ci vuole molto di più. Costigliola dal corner. Oh, alla prossima, oh! Costigliola dal corner. La intercetta Antonello Scotto, di partire dalla ragione, Esposito steso, anzi no, si è tuffato secondo Pacia, non c'è fallo di Mancino. Mancino che prova ad andare via, della ragione, recupera Capuano. Di Benedetto contro Antonello Scotto, la lascia scorrere via. Il pallone per keeper. Rimessa laterale per keeper. Barone. Rilancio lunghissimo, salta per nessuno. Scotto Di Carlo. Costigliola su di lui. Esposito. Della ragione. Della ragione chiude per chiusura di Mancino. Scotto Di Carlo. Lucci per della ragione. Costigliola. Mancino. Esposito. Sotto Di Carlo. Della ragione. Ti piace prenderlo e darlo. Della ragione va via. Palla lunga. Si allunga troppo. Barone al rilancio. Mancino. La conclusione è alta. Ha provato la girata. Nulla da fare, non trova la via del gol ancora keeper, ci sta provando però Di Benedetto. Esposito, lo scambio veloce con Capuano, il controllone dei migliori, recupera dalla ragione, fa ripartire l'azione di Sunrise, il pallone filtrante rimpallato da Di Benedetto. Esposito, la rimessa laterale, Scotto non trova Esposito che qui si becca anche una pallonata da Di Benedetto. Barone al rilancio, Mancino, Festa. Se qui il pressing di Festa su Scotto. Lucci della ragione. Mancino va via della ragione, la chiusura di Di Meglio. Ottimo, ancora Di Meglio, non sta sbagliando niente in fase difensiva. Della ragione. Della ragione. Scotto Di Carlo in aria, prova un tacco.
Barone c'è, festa, è ritornato in campo al posto di Capuano, mezzo a due, lo contengono al meglio e ottengono anche la rimessa laterale. Scotto, Lucci, Scotto Di Carlo, della Ragione, Esposito, della Ragione, è chiusura di meglio, pallone per Festa, prova il tiro, impreciso, ancora Festa. Lucci sull'Utrone, della Ragione, sull'Utrone, lo scambio veloce con della Ragione, della Ragione va via, ha lo spazio per il tiro e trova Barone, però a dire di no. Ottima occasione ancora di Sunrise, della Ragione dalla bandierina, Esposito, chiude Mancino, Scotto Di Carlo, palla ancora al tacco di della Ragione, Scotto Di Carlo, ottima occasione per Sunrise che può allungare il divario sull'Utrone, della Ragione, Festa lo chiude, partita che non si vuole sbloccare dal 2-0, primo tempo due reti nella ripresa ancora, Scotto Di Carlo, Scotto Di Carlo va via, prova la conclusione potente ma imprecisa, ancora l'ennesimo rilancio di questo match, cercava la Ragione, Cascette si invola, poi la conclusione al volo, palla fuori, Costigliola allo spazio, ora vediamo cosa farà, cercherà un assist, si trova Mancino, pallone però è troppo lungo, facile per Lucci che prova anche lui la conclusione, nulla da fare, 2-0, Festa, Mancino, la conclusione, il pallone preso di piede da Lucci, poi sull'Utrone libera ma perde palla Esposito, c'è Costigliola, la conclusione, angolo, keeper ottiene un angolo, 17esimo del secondo tempo, ancora a secco come dicevamo poc'anzi, di meglio allo spazio, però la conclusione rimpallata, Lucci evita l'angolo e della Ragione evita la rimessa laterale, Esposito, chiusura di Costigliola, vediamo che stanno sfruttando al meglio finora i cambi, keeper, Esposito in mezzo, questo pallone facile per Barone, Festa, Mancino allo spazio per il tiro, palo di Mancino che sfiora la marcatura, keeper decisamente più pericoloso in questo secondo tempo, va via della Ragione, il tiro fuori di poco, 2-0, è stato un evidente cambiamento di gestione in Sunrise, non c'è più Mr. Fucci e Mr. Scotti che ci dicono era il vero coach anche nelle edizioni passate e che smentisce la fama di Vincente, di Mr. Fucci. Attenzione qui Di Meglio che va a recuperare il pallone, prova il rilancio lungo, l'opposizione di Esposito, Di Meglio, chiusura di Scotto Di Carlo, della Ragione, Scotto Di Carlo, lo spazio, Barone ancora pronto, Scotto Di Carlo qui della Ragione, sull'Utrone il velo, un po' troppo lezioso qui Sunrise, della Ragione ancora con il pallone tra i piedi, prova a riorganizzare la manovra, sull'Utrone va via Di Meglio, ritorna su di lui lo stesso Di Meglio, lo evita ancora una volta, della Ragione la conclusione, ancora Barone e richiama l'attenzione sui, stanno un po' calando anche fisicamente, qui Di Meglio, ennesima chiusura, sull'Utrone, Festa, gli ruba palla, la gira per Costigliola, ancora intercetto di sull'Utrone, palla tra i piedi di Barone, Costigliola, riparte keeper, Mancino, sull'Utrone, mette in rimessa laterale, c'è Costigliola, Costigliola per Mancino, la conclusione,
velletaria, alta. E si riparte ancora una volta sull'Utrone, partita che non ha regalato grandi emozioni. Ora scotto di Carlo, prova il dribbling su Mancino, forse c'è fallo, l'arbitro lascia continuare, qui Festa non controlla, palla della Ragione. Scotto di Carlo, pallone mischia in aria quasi, sull'Utrone, si trova di fronte a sé Costigliola che cade nel tentativo di fermarlo, sull'Utrone, ed è il gol di Scotto di Carlo, il 3-0 finalmente, signore, il tabellino a 5 minuti dalla fine del match. Scotto di Carlo trova il 3-0 che forse mette la parola fine sul match. Qui il rimpallo sulla conclusione di Mancino, Esposito, palla lunga, Sunrise si avvicina sempre di più alla seconda vittoria nel torneo. E quindi attenzione, qui la conclusione di Costigliola facile per Lucci, entra nello scotto della Ragione, va via Costigliola con classe della Ragione, serve al centro e gol di Antonello Scotto. Sta dilagando ora Sunrise, si vede la mano di Mr. Scotti, non rimpiangono l'addio di Fucci i giocatori di Sunrise. Secondo la presidenza era il vero coach, era Michele Scotti e non Fucci, queste le dichiarazioni dell'ultimo. Ci si trova ora in una situazione disperata con Dream View. Partita quasi finita, stiamo un po' divagando sugli argomenti. E ora sull'Utrone, pallone tra i piedi, prova la conclusione, Barone ancora pronto e reattivo, girata di Costigliola per Festa che prova un improbabile colpo di testa. Festa non so cosa abbia pensato di fare. Ora sull'Utrone, Scotto, Esposito, la conclusione è Sibile, il palo vicino al 5-0. Sunrise ora sembra aver preso il controllo, la rete del 3-0 ha sbloccato le paure dei campioni in carica. Festa in mezzo a due, prova ad andare via, non ci riesce, un tacco all'indietro per Costigliola, pallone in rimessa laterale, anzi no, sembrava fosse per keeper, invece e ancora per Sunrise, manca pochissimo, meno di due minuti, eventuale recupero. Scotto di Carlo, chiusura di Mancino, pallone che finisce di nuovo a Scotto di Carlo, che però la conclusione è tocco sulla traversa, palla fuori, Barone si appresta all'ennesimo rilancio di meglio. Conclusione potente ma altissima. 23° minuto e Spiccioli. Partita che va verso la fine. Scotto di Carlo. Scotto di Carlo. Va via in contrasto. La conclusione, si oppone Mancino stavolta. Di Carlo per Esposito, palla sull'Utrone in mezzo a due, la perde alla Festa, il contropiede di keeper, attenzione anche Costigliola, ma è il recupero di Esposito. Barone si spinge ora in avanti, Mancino, Festa non controlla al meglio, Scotto lo tiene bene, sale anche Barone, andar man forte all'attacco di keeper, va via Festa con un numero, Festa in aria, esce Lucci, pallone indietro per Di Meglio che non trova la porta, era una buonissima occasione. Di Meglio è stato impreciso anche stavolta. Un minuto, chiama l'arbitro Pacia. Lucci, il rilancio lungo, impreciso anche stavolta. Ma Barone, Esposito, la conclusione deviata di Costigliola, la deviazione che crea un altro corner keeper e di Esposito. Ciao ragazzi. Mancino. Ah, ecco lei. E riparte in contropiede Esposito che vede Barone fuori dai pali e lo punisce. 5-0 e Esposito. Di mercoledì probabilmente. Barone era fuori dai pali.
siamo 5-0, dilagato nel finale Sunrise su Keeper, partita che ormai è finita. Seconda vittoria quindi di Keeper, di Sunrise, scusate. Keeper invece trova la terza sconfitta consecutiva, stasera un pochino più netta, anche se c'è da dire che hanno lottato fino alla fine i ragazzi in maglia azzurra. Qui una bella conclusione di festa, trova il solito Lucci sempre pronto, qui di meglio ancora Lucci, un altro intervento super, il portiere espertissimo di Sunrise, finisce qui 5-0, Sunrise si impone su Keeper. Ci sentiamo alla prossima, ora passiamo alle interviste.